Onorevole Vitali, bentornato a Foggia in un momento che Forza Italia sta crescendo, soprattutto a livello nazionale. Adesso bisogna farla crescere qui in Capitanata, dove è ancora un po' spaccata. Sì, io non so in Capitanata quanto siamo come percentuali, però so che a livello regionale la Puglia quota oltre il 18% e si classifica al quarto posto tra le regioni italiane per Forza Italia. Io ho una simpatia particolare per Foggia, abbiamo il sindaco più importante della regione di Forza Italia, della città più importante che Forza Italia governa, abbiamo il consigliere regionale più votato della Puglia, ho un ottimo collaboratore nella persona dell'avvocato Raffaele Di Mauro, ho dei dirigenti capaci che vogliono impegnarsi e credo che questo sia il momento opportuno per coniugare l'impegno con il risultato che dobbiamo raggiungere, che è di vincere le elezioni, di avere una rappresentanza adeguata di questo territorio e della regione Puglia e di incominciare la scalata anche per il comune capoluogo della regione e per la regione Puglia. Sulle candidature avete già delle idee ben precise? No, sulle candidature abbiamo parlato con Berlusconi, ci dobbiamo rivedere a dicembre quando saranno definiti i collegi senatoriali, perché oggi abbiamo soltanto i collegi camerali. Sono qui oggi per parlare con gli amici anche dei metodi, dei criteri che io vorrò rappresentare al Presidente Berlusconi. Poi, come voi sapete e mi insegnate, l'ultima parola in questo partito spetta al Presidente Berlusconi. Senta, onorevole, però bisogna fare i conti con gli elettori. Salvini, Fratelli d'Italia, insomma, soprattutto Salvini non è che poi sia molto ben visto da queste parti. Ma Salvini è un nostro alleato, non è Forza Italia, concorre per la leadership, Berlusconi è stato molto chiaro, non può essere Salvini il Presidente del Consiglio del centrodestra e comunque ha lanciato la sfida, il Presidente del Consiglio in caso di vittoria lo farà un esponente del partito che prenderà più voti, quindi ci misureremo con Salvini soprattutto al nord, anche al sud non ha una presenza significativa nonostante le acquisizioni delle ultime settimane. Io credo che i pugliesi abbiano uomini e donne nelle liste che possono rappresentare le aspettative e le esigenze di questo territorio, quindi non c'è bisogno di ricorrere ad esponenti della Lega, cioè tra un originale e una copia è meglio l'originale. Chi temete di più, i populisti del Movimento 5 Stelle o il centro-sinistra spaccato? No, noi temiamo di più i populisti che chiamiamo ribellisti dei 5 Stelle perché non hanno cultura di governo, perché non hanno idee, perché non hanno un vissuto storico professionale o lavorativo, perché non hanno mai lavorato in vita loro e quando sono stati chiamati dagli elettori a governare le città hanno fatto soltanto dei disastri. Quindi temiamo soprattutto loro perché loro sarebbero un disastro per il nostro paese. Il PD non lo temiamo perché ha già dimostrato sul campo di essere incapace. Gli amici vecchi, Fitto in primis? Gli amici sono benvenuti nella quarta gamba o quinta gamba, ma come ho già precisato anche sulla stampa, nelle liste di Forza Italia, nel proporzionale ci saranno berlusconiani doc. Nel maggioritario siamo disposti a discutere con tutti gli alleati dei migliori candidati possibili. Oggi parte praticamente ufficialmente la campagna elettorale, quali sono le proposte poi da portare ai cittadini? Ma oggi parte la campagna elettorale perché accendiamo i motori con un'assemblea provinciale organizzativa. Parleremo quindi al nostro interno di quella che sarà la prossima campagna elettorale, del rapporto con gli alleati, ma soprattutto di una rivendicazione forte che dovrà partire dal territorio per la rappresentanza anche a Roma di questa provincia e di questo partito. Quindi avete anche delle idee da proporre come candidati? Abbiamo sicuramente un ventaglio ampio di nomi da poter proporre al Presidente Berlusconi, ma oggi lanceremo il nostro messaggio al segretario regionale in cui chiederemo che questa provincia torni ad avere un suo rappresentante romano.